www.radiofreestation.com. La prima web radio dedicata agli italiani nel mondo. Centro nevralgico del nuovo mondo, da qui che parte ogni nuova via. Dalle province del grande impero sento una voce che si sta alzando. Questo è l'ombelico del mondo e noi stiamo già ballando. Questo è l'ombelico del mondo. Eccoci qua, ciao a tutti, benvenuti su Radio Free Station ad ascoltare Giochi di Chrome by Nico Caputo da Napoli e Stefano Monteforte dalla Sicilia. Ci sei Stefano? Eccomi Nico, presente, benvenuti ai radioascoltatori, ciao Nico, ciao Mertilla, grazie per la buona diretta, abbiamo bisogno per fare una buona diretta avere un rinforzo dalla nostra diretta. La facciamo meglio, no Nico? Certo, ciao Mirtilla, buon ascolto a tutti coloro che sono all'ascolto da tutte le piattaforme. Siamo su Radio Free Station e sono appena le ore 17.03 minuti primi di questo martedì 6 novembre 2018. Bene Stefano, allora partiamo? Partiamo, facciamo un tuffo nel passato, perché noi amiamo anche pescare nel mare del passato, ecco, nel passato ci stanno delle belle canzoni italiane che un po' hanno segnato i nostri tempi. Allora quest'oggi dedichiamo un po'
agli anni 60, ci dedichiamo insomma questa trasmissione agli anni 60, quindi partiamo col primo brano che ce lo propone. Sì, Donatella Rettore, Cobra. Allora, buon ascolto a tutti. Il cobra non è un serpente, ma un pensiero frequente che diventa indecente. Quando vedo te. Il cobra non è una biscia, ma un vapore che striscia con la traccia che lascia. Dove passi tu? Il cobra col sale, se lo metti fa male. Perché non si usa così? Il cobra è un blasone di pietra d'ottone, è un nobile servo che vive in prigione. Si gira, mi chioda, mi chiude la bocca, mi stringe, mi tocca. Il cobra. Il cobra non è un vampiro, ma un alamo sospiro che diventa un impero. Quando vedo te. Il cobra non è un pitone, ma un gustoso boccone che diventa canzone. Dove passi tu? Il cobra col sale, se lo mangi fa male. Mi chiude la bocca, mi stringe, mi tocca. Il cobra non è un serpente, ma un pensiero frequente che diventa indecente. Quando vedo te. Della Rettore, eccoci qua di ritorno in diretta. Io e Stefano? Giochi di crome, giochiamo con le crome, le ottave, come otto sono le canzoni, più o meno, insomma, fanno una scaletta, ecco, noi giochiamo con i titoli e con le parole, cioè il cobra non è un serpente, ma è un pensiero ricorrente che quando vedo te dice la canzone di Sono dell'Artore, caro Tito. Perciò non è, è l'immagine del serpente che praticamente viene avanti, viene fuori la tentazione, perché c'è la tentazione dell'amore, perché lei è praticamente botta. Ma siccome resiste, allora vede lì un mostro, qualcosa di pericoloso, e invece vede questo serpente e nasconde qualcos'altro, si nasconde l'eros, si nasconde la... E diciamo che il serpente è anche, insomma, quello che nella Bibbia viene narrato come quella che fa mangiare la mela ad Eva, no?
appunto la tentazione. Tentazione, no? Giusto. La tentazione è perciò la fuoriuscita dal paradiso terrestre, perché la mela è il frutto della conoscenza. Da tutti i frutti puoi attingere, ma non dall'albero della conoscenza. Però la tentazione è così forte... E che vogliono tutti conoscere qua, insomma. Alla fine tutti vogliono conoscere e sapere, insomma, di tutto, è vero? Sì, perché... Si dice anche la curiosità è donna, no? Nicola, c'era un filosofo che si chiamava Husserl, il quale diceva che siamo stati gettati nel mondo, e perciò questo essere gettati nel mondo... non è che ci fa essere tanto orientati, che è tutto predestinato, è tutto ben messo, insomma il mondo è com'è quando veniamo al mondo, d'altra parte non dipende dalla nostra volontà. L'essere gettato nel mondo implica il disorientamento, implica il che ci faccio, che ci sono a fare, chi sono, con chi vado, quali sono i miei scopi, qual è la mia missione della vita. E, insomma, tutti questi interrogativi ce li possiamo portare fino a tarda età senza averne risolto qualcuno, anche se abbiamo fatto molti passi avanti. Insomma, assumere coscienza o conoscenza sono due cose diverse, naturalmente, ma la conoscenza ci fa sentire un po' più sicuri rispetto alla non conoscenza, perché abbiamo un territorio così più noto dove possiamo mettere i piedi senza affondare. E naturalmente quando le storie finiscono, quando le storie sono un fallimento e non hanno più senso né per l'uno né per l'altro, è il momento che ci si separa, è il momento che si allontani, e per consolarsi un grande triste, lo chiamo io, che è il Cendrigo, che però era molto profondo nella sua espressione, che aveva sempre delle sostanze proprio significative, sostanze fatte di parole, di sentimenti profondi, che però messe in una canzone passano meglio che non quando vengono narrate. È anche vero che però quando le canzoni vengono ascoltate senza essere capite, entra solo la musica, anche il motivo, ma non le parole. È un tema ricorrente di molti italiani, per questo noi cerchiamo di spiegarne un po' il testo. Comunque di questa canzone di recente ha fatto anche una cover Gianna Nannini, la rockstar italiana per eccellenza, e se Nico è d'accordo ce l'andiamo ad ascoltare. Certo, come no. Allora, Sergio Endrigo, Lontano dagli occhi. Buon ascolto a tutti, Radio Free Station, la radio degli italiani nel mondo. Che cos'è? C'è nell'aria qualcosa di freddo che inverno non è. Che cos'è? Questa sera i bambini per strada non giocano più. Non so perché l'allegria degli amici di sempre non mi diverte più. Uno mi ha detto che lontano da questo amaro sapore che resta di te quando tu
sei lontana e non so dove sei, cosa fai, dove vai. E so perché non so più immaginare il sorriso che c'è negli occhi tuoi quando non sei con me. Lontano dagli occhi, lontano dal cuore, e tu sei lontana, lontana da me. Per uno che torna e ti porta una rosa, mille si sono scordati di te. Bene, ritorniamo in diretta. Lontana, lontana da me, eccolo, eccolo. Eh già. Quando ci si allontana, perché non si è sottovista, non si è visto, no? Né si può vedere, l'amore può continuare lo stesso a distanza. Domanda. L'amore può anche, come dire, non essere una frequentazione continua, giorno e notte, ecco, marito e moglie, fidanzato e fidanzata. L'amore può essere una cosa molto più grande che ci investe la nostra affettività, la nostra emotività, il nostro pensiero, perché se siamo innamorati siamo belli che cotti, perciò, come dire, il mondo lo vediamo proprio in un altro modo. Diamo tutte le cariche negative, no? E non siamo più per niente aggressivi, perché siamo così presi dall'amore che tiriamo fuori solo le cose positive. Perciò uno stato di innamoramento continuo sarebbe auspicabile, solo che l'innamoramento dura poco, dura un lasso di tempo, poi passa, ecco. Bisogna sapere che passa e allora poi si può. Quindi l'amore non è eterno, secondo te? No, come no, tra le persone, tra le cose, no, è eterno in quanto valore, ma l'amore non è soltanto in una cosa o in una persona, l'amore è in più cose, l'amore è anche quando tu respiri e c'hai amore verso la natura, verso l'aria. Se non ci fosse l'aria e tu non potessi respirare, non potresti apprezzare questa cosa. Siccome l'aria però c'è, e ormai siamo abituati a respirare, lo facciamo automaticamente, lo diamo per scontato, ma prova, che so, a chiuderti in una stanza per una settimana senza finestre, senza porte, senza aria, consumando tutto l'ossigeno che c'è, e vedrai
soprattutto, no, dico soprattutto aprire la finestra dopo tanto tempo che è piovuto. Aprire la finestra dopo tanto tempo che è piovuto e vediamo che ci sta una bella giornata di sole, c'è un bel sole e ti riempie veramente proprio l'animo, insomma, ti senti proprio un'altra cosa, vero? Certo, e se la pioggia non batte proprio direttamente dalla finestra, anche quando c'è la pioggia è bello vedere fuori che piove e tu stai bello godetto a casa tua, in un posto dove stai tranquillo, stai sicuro, non hai paura, non hai mancanza di alcunché, anzi ti senti più sicuro perché dici, insomma, pensi che sto ai gatti che stanno fuori, ai cani che vivono fuori, a tanti animali, gli scoiattoli che stanno fuori, le varie... Vabbè, diciamo che anche loro hanno le loro case, insomma, e le loro alcove, no? Magari le loro tane, le tane. All'interno degli alberi si creano, insomma, dei posti caldi. Sì, è bisogno della domesticità, insomma, bisogno della sicurezza. La casa, il nido, è simbolo di sicurezza, perché appunto ti protegge dalle intemperie esterne. Vabbè, ma poi dopo aver amato tanto, qualcuno si chiederà mai perché? Infatti i camaleonti se lo chiedevano perché ti amo, cioè, ma perché ti amo? Perché questo amore? E poi amore noi purtroppo lo vediamo soltanto verso tra persone, no? Cosa che effettivamente manca, no? Ed è vero. Però ripeto, l'amore verso le cose, non so, l'amore verso la natura, l'amore anche per la musica, l'amore per l'arte, l'amore per inseguire la propria felicità, l'amore per le auto, l'amore per il calcio, l'amore per la politica, l'amore per la filosofia, l'amore per la letteratura, l'amore per le religioni, l'amore... Vabbè, diciamo l'amore per tutto, dai, non è che siamo ad elencare adesso tutte le cose, andiamo avanti con il nostro programma. Per dare un esempio, perché per dire che non è solo nell'uomo che cerca la donna, nella donna che cerca l'uomo, ecco. Certo, però, certo. L'amore in tutte le cose. Allora, andiamo avanti con la nostra scaletta. Abbiamo i Camaleonti con Perché ti amo. Buon ascolto a tutti su Radio Free Station, la radio degli italiani nel mondo. Perché ti amo e sta nascendo un mezzo sentimento, dolce aria da incosciente. Fa parte del tuo gioco assurdo, girare intorno a te lo sguardo, come sei pulita, si risveglia dentro me il poeta. Uscivi a salutarmi un'altra volta. Perché ti amo. Il mondo ormai scompare piano in fondo agli occhi tuoi. L'estate sembra sempre azzurra, eppure ci son luci ed ombre, come puoi
lasciarmi, oppure pensi come puoi tenermi, dolce attimo d'eternità. Torniamo in diretta dopo questa bella canzone, e ormai questo programma anni 60, stiamo facendo oggi tutto dedicato agli anni 60, quindi abbiamo ascoltato i Camaleonti, abbiamo ascoltato Sergio Endrico, Donatella Rettore, e bene, ritorniamo in diretta, Nico Caputo da Napoli, Stefano Monteforte dalla Sicilia. Bene. E giochi di trome su Radio Free Station, la radio degli italiani nel mondo, è una notazione, diciamo, tra questi grandi, questo andare a pescare nel mare del passato, è un po' anche un modo per dare un filo comune con il presente, perché come facciamo a vivere il presente se non sappiamo da cosa distaccarsi o che cosa apprezzare del passato? Se noi conosciamo il passato, no? Un pezzo almeno del passato, possiamo o aderire o distaccarci, non ha importanza, però sappiamo da cosa ci distacchiamo o a che cosa aderiamo. Aderiamo alla canzone classica italiana, i due minuti, tre minuti della canzone italiana. In tutta Italia abbiamo cantanti, canzoni, musiche, parole, poeti, navigatori, santi, così passiamo, ma a livello esterno ci vedono tutti dei poeti, dei cantanti, dei suonatori, dei navigatori, dei santi, diciamo, abbiamo questa etichetta che ci hanno messo, evidentemente hanno dedotto dalle grandi produzioni proprio negli anni 70 in Italia erano fiorenti, anzi fiorentissime. Poi a un certo punto è cominciata la cosiddetta influenza del mondo anglosassone, che ancora tuttora dura, perciò c'erano le imitazioni, le cover e le traduzioni anche delle canzoni dall'inglese in italiano, ma anche qualcuno dall'italiano all'inglese per avere più respiro internazionale. Nella mia Sicilia, che poi la Sicilia è di tutti, ecco, non è mia perché ci sono nato, perché la Sicilia è di tutti perché da sempre è stato un popolo accogliente, no? E dalle parti qua di Catania c'erano due fratelli, fratello e sorella, che compongono lui e che canta lei, lui cantava anche e lei canta ancora, e stiamo parlando di... Componevano pure, almeno il fratello cioè, componeva molte musiche, le ha composte lui con le parole del grande Mogol. Sì, certo, certamente. Bene, allora che ci andiamo ad ascoltare? Ci andiamo ad ascoltare una classica di Marcella Bella, Montagne Verdi. Soprattutto in questi giorni che insomma c'è stato maltempo per tutta l'Italia. Qui a Napoli finalmente è arrivato un po' di sole, una giornata un po', ci ha dato un po' di tregua, e quando c'è il sole poi ti senti un po', come ho detto prima, ti riempie un po' tutto l'animo, insomma ti senti bene, è vero, no? Ti fa anche a te questo effetto. Sì, effettivamente, guarda, anche a me la montagna dà un senso
dell'altitudine che mi fa sentire più libero. Perciò adesso qui l'Etna, la cima, è piena di neve già, eh. Già c'è neve sull'Etna. Già c'è neve sull'Etna, sì. Sull'Etna lì si scioglie un po' meno quell'altitudine, perché viene a essere più fredda, no? E perciò è più solidificata, e perciò nella cima a poco comincerà a riempirsi tutto il manto, e vedi gli sciatori, gli amanti dello sci, che vanno con i sestettini, vanno con le racchette per fare il fondo, ci stanno naturalmente più rifugi dove c'è anche la funivia, e perciò è uno sport invernale per antonomasia, quello dello sci e della neve. Bene, allora, montagne verdi, abbiamo detto? Montagne verdi, esatto. Bella bella. Buon ascolto a tutti. Mi ricordo montagne verdi e le corse di una bambina con l'amico mio più sincero, un coniglio dal muso nero. Poi un giorno mi prese il treno, l'erba e il prato e quello che era mio scomparivano piano piano, e piangendo parlai con Dio. Quante volte ho cercato il sole, quante volte ho mangiato sale, la città aveva mille sguardi, io sognavo. Eccoci qua, ritorniamo in diretta. Nico Caputo da Napoli, Stefano Monteforte dalla Sicilia. E quest'oggi in nostra compagnia abbiamo Floriana Secondi. Ci sei, Floriana? Ciao, sì, ci sono. Buonasera a tutti. Ben trovati. Ciao Nico, ciao Ale. È un bacio particolare alla Sicilia. Io per mezzo tanto sono siciliana e quindi ci tengo a salutare tutti miei confratelli, perché così ci chiamiamo, ma anche mia famiglia. Ah, questo non lo sapevo, oh, vedi? Sì, mia madre è siciliana, quindi io per mezzo sangue sono siciliana. Ah, siciliana, no. Di dove, ti chiede Stefano?
Allora, mia madre è di Marina di Ragusa e mio nonno da Agrigento, quindi insomma sia da una costa che dall'altra, quindi la Sicilia è tutta mia a livello di sangue, insomma. Poi la giro molto spesso d'estate, insomma, la considero una terra, una delle più belle, insomma, di tutto il mondo, però, non solo d'Italia. È un parco naturale, veramente, ci sono dei posti bellissimi che tante persone neanche conoscono, non sanno quanto è bella la nostra Italia, il nostro sud soprattutto. Sì. Belle parole, effettivamente lo dicevamo all'inizio della trasmissione, la Sicilia è di tutti, ecco, puoi testimoniare, amico, però dicevo questa cosa, è mia perché mi appartiene, perché ci vivo, però è anche di tutti, perché tutti ambiscono a questa terra, a vedere i posti meravigliosi. Marina di Ragusa è un posto bellissimo e ancora c'è acqua pulita e ci sono delle spiagge praticamente vergini dove puoi vedere le dune, puoi vedere... proprio di questo, per una persona diciamo un po' pazza come me, andare lì è un rifugio, è un posto dove trovi il mare bellissimo, la natura proprio allo stato puro, non è molto, come dire, invaso, ecco, dalle costruzioni, da tutto il business, che non mi piace tantissimo. Vado anche in Sardegna, insomma, questo non per nulla escludere gli altri posti che ho visitato in Italia, però sicuramente preferisco la Sicilia, soprattutto le isole siciliane, con tutta la parte vulcanica, insomma, è proprio straordinario, è un paesaggio quasi lunare, insomma, mi diverte tantissimo, a parte che ci sono un po' di meduse, io ogni volta... Io tutti gli anni che vanno in Sicilia, insomma, mi girano le medute perché io sono antipatica, io sono un po' suettato. Si dice che anche le meduse, insomma, fanno il loro lavoro, dicono che puliscono il mare, non so poi se è vero, sì, cosa. Certo, dove ci sono le meduse, questo vuol dire che l'acqua è pulita e che, insomma, è proprio al top. Però io purtroppo c'ho proprio a terra mi pizzicano le api e in mare mi pizzicano le meduse. Certo, comunque sono pericolose, ovviamente. Bisogna stare attenti. Sono un'attrazione, poi sarà che io in acqua avevo veramente tanto, mi piace giocare, fare tutte le pazzie, carriole, quindi le prendo in testa. Certe volte mi rovino proprio dalla testa ai piedi, però continuo in perterreria, ad andarci e non ho paura di certo. Anche perché ci sono delle meduse molto rare, praticamente a forma di fiore, io l'ho vista solo in Sicilia, sembrano dei fiorellini come i fiori di loto, quelli che galleggiano, no? Perché noi siamo abituati a conoscere la medusa, quella praticamente visciosa, un po', no? Con i tentacoli, quella trasparente. Invece no, ci sono quelle piccoline di olla, cioè sembrano vedere le meduse, non sono così trasparenti, insomma, come quelli che siamo abituati a vedere in Italia. Sì, sono a forma di fiore, sono pure anche cattivissime. È solo che poi dopo, insomma, insomma, possono anche far male, insomma, questi fiorellini che tu, sì, vabbè, pensi che... Prodotti, oggi, grazie a Dio, siamo in una società che ci offre tante cose, come per esempio la crema contro le meduse, che ho scoperto dopo tanti anni, dopo tanti mesi, insomma, finalmente ho scoperto che c'è una crema, per tutti i nostri ascoltatori, anche in siciliani, ma penso che la conoscono meglio di me, che ci possiamo praticamente imbrattare, le meduse gli fanno tipo questa crema e quindi non se la vengono addosso. Capito. A proposito di creme, ma so che prossimamente ci sarà un evento, insomma, per quanto riguarda, sì, insomma... Ultimamente... Se ne vuoi parlare? No, praticamente tra due giorni. Scusami se parlo sopra, ma sento un pochino male, cerco di dire tutto quello che vorrei dirti in poco tempo. Allora, io fin da, diciamo, la mia popolarità del Grande Fratello, dalle Siluma, ho sempre capito che la forza delle persone è di non aver bisogno degli altri, insomma, di non dover essere troppo, come si dice, aggredire troppo le situazioni, perché le cose vanno se devono andare. Detto questo, non ho mai pensato di essere un artista, di essere una ragazza che chissà come poteva aprirsi nel mondo dello spettacolo, e quindi vengo dalla strada, sono un fiore cresciuto sull'asfalto e ho sempre pensato di aver bisogno di una mia quotidianità, di avere una mia economia, e quindi da quando io, diciamo, ho visto nel lontano 2003 Grande Fratello, ho sempre sì fatto un po' di televisione, ma ho avuto anche delle attività, e sono partita con il pub, con il ristorante, eccetera, eccetera. Ora cosa c'è di meglio che stare in un ambiente, insomma, che mi coccola, che mi dà l'opportunità intanto di avere una buona cura del mio corpo, perché il corpo è un tempio, e poi tra l'altro di dare l'opportunità anche alle persone che mi vogliono bene e che credono, insomma, in alcune cose, ma credo che oggi tutti quanti curano l'immagine, eccetera, di aprire un salone di bellezza che ce l'ho già da 2 anni, ma abbiamo fatto dei lavori, è stato ristrutturato praticamente
adesso nel periodo diciamo estivo, quando io ero proprio in Sicilia, e praticamente lo vogliamo riproporre a tutti, sia ai vecchi clienti, ma a dare l'opportunità anche a un nuovo portafoglio a clienti, insomma, perché intanto voglio dirti che ci tengo tantissimo, che non sono sola in questa bella esperienza, e diciamo della mia famiglia, chi mi conosce sa che io ho una famiglia un po' decimata, e anche per esempio mia madre che è siciliana io non la vedo molto spesso, anzi quasi non abbiamo nessun tipo di rapporto, ma di tutta la famiglia mi sono tenuta un cugino praticamente che nessuno diciamo a livello mediatico conosce bene, ma è un piccolo e grande uomo, imprenditore. E quindi diciamo, cosa c'è di meglio, insomma, che avere un socio, quando invece le persone pensano insomma che le società non vanno mai bene, però forse anche io tante volte l'ho pensato, ma questa volta diciamo ci sono state tante piccoli messi che sono stati positivi. Quindi io e mio cugino Emanuele Costa, che è un piccolino di mia età, di qualche anno, gran bell'uomo insomma per il gentil sesso che ci ascolta, abbiamo ben pensato insomma di aprire questo salone di bellezza, un centro benessere sia per uomo che per donna, dove praticamente l'uomo fa il barbershop, cioè praticamente la barba, la cura del capello eccetera, quindi centro benessere, massaggi, oltre che il laser al dio, insomma da macchinari, le pietre, i massaggi in particolare con le pietre diciamo proprio vulcaniche, i massaggi a quattro mani, insomma abbiamo tantissime cose, il trucco permanente, e anche qui abbiamo una parte praticamente riservata proprio per la chirurgia estetica, perché oggi tutti quanti vogliono fare qualche punturina, insomma io no, grazie a Dio ancora non ho sentito la necessità, ma informo, no, è bene che il giorno che mi verranno le trattamenti pure io ci metterò la mano quando non si sto cambiando come corpo, insomma io ho avuto detto insomma che un buon corpo, ma avevo altri difetti della vita, ecco, sono lateraccio, sono sempre troppo logonoica, però grazie a Dio a 41 anni ancora tanto una buona attività, non ho problematiche, però bisogna sempre avere le mani curate, insomma, i capelli, ma facendo cioè, meglio che aprire un'attività che mi tocca soprattutto in primis a mio cugino, insomma a tutta gente diversa, gli uomini anche, perché insomma un po' maschilista, e quindi credo anche nella bellezza dell'uomo, basta con questa storia che gli uomini non si devono curare, che l'uomo deve essere tanto peloso, insomma l'essere umano si è evoluto e quindi ci sono tante opportunità per popolarsi e sentirsi bene. Eh certo, sì. Minuti? No, siamo qua, siamo ad ascoltare, vabbè. Non ancora in sentirsi completamente. Io ti stanno sanguinando l'orecchio, non ti vedo ma me lo immagino. No. No, piuttosto di questo successo al Grande Fratello, tu come ti sei sentita appena hai saputo di essere la vincitrice? Ho vinto, non ho capito. Sì. Come mi sono sentita, mi è stato chiesto. Sì. Vabbè, sfido chiunque, insomma, a finalmente. Allora, intanto per me il Grande Fratello è stata una grandissima soluzione. E magari oggi il Grande Fratello è un po' cambiato, però io nasco con il Grande Fratello, quello proprio vecchio, quello storico, quello di una volta, che dava l'opportunità a delle persone che magari erano un po' più sofisticate, come si dice, dalle parti sue, però avevano delle qualità, e di darmi diciamo ecco quest'alto di qualità sempre se fossero state delle persone in gamba, insomma, perché il Grande Fratello lo fanno in tanti, però tante persone non riescono ad uscire fuori. Vuoi per alcune situazioni, vuoi perché magari non sono persone portate insomma a un certo tipo di prodotto. Io credo che il Grande Fratello sia stato come dire quando una persona va dal sarto e indossa un abito perfettamente su misura, con il mio passato insomma avendo vissuto in un collegio, in un orfanotrofio fin da piccolina, quindi era vivere gli spazi con le altre persone è stata una difficoltà più inferiore rispetto ad altri, insomma ecco. E quando ho vinto, e siccome nella vita diciamo ero molto sfortunata, poi perché non ho avuto la mamma, poi perché venivo da un background molto sofferto, mi sono ritrovata a sentire una delle persone più felici del mondo. Avevo quasi paura che mi prendevano l'infarto del cuore, perché quel giorno quasi non ci credevo che avevo vinto io. E quindi devo dirti che a me il Grande Fratello, a differenza di tanti altri che ci sputano sul piatto dove mangiano, è stato qualcosa che ancora oggi mi porta del guadagno, del frutto, ma soprattutto l'affetto e le persone che mi stimano e mi rispettano, questa è la cosa più bella. Perché ti posso dire una cosa e poi ti lascio parlare. Diciamo, fin da piccolina io facevo la cameriera nei ristoranti, no? La chef de rang. E diciamo, tutte le sfumature caratteriali esagerate che avevano, prima erano un difetto, dopo dal Grande Fratello erano considerate invece un pregio, cioè l'essere logorroica, parlare, dire le cose in faccia, essere anche un po'
Ionica, Ovo Ionica, Casciaruna, Spilluna, e la vita, diciamo, passata, prima del secondo fratello era solo un problema, e si prendevano tutti tanti, ah, ma guarda che stripiterbe, ma che dopo, e se dopo matta, se dopo, e invece dopo, dal grande fratello, tutti i miei difetti erano diventati pezzi, quindi non lo so, sono sentita un'esplosione proprio immensa, che ripeto che ancora oggi, vivo con la gente che mi ferma per strada e mi dice, oh, Floriana del grande fratello. Quando l'ho fatto io credo di aver lasciato l'immaginario delle persone e credo certamente che forse sono stata premiata anche per questo, perché sono stata una ragazza che veniva dal nulla praticamente e finalmente ce l'ha fatta, no? Quindi molte persone si sono caratterizzate su di me, si sono sentite e hanno rifatto per me, insomma, ecco per questo. Ecco, ma adesso dove vivi, Floriana? Mi vivo. Allora, adesso in questo momento vivo a Roma, ma tu vuoi sapere in che casa? Fammi la domanda più precisa, perché sono una persona molto diretta, dimmi. E perciò quando vai per strada così ti incontra la gente, ti riconosce. No, sono qua, sta parlando Stefano. Dì Stefano. Questo è il bello della diretta. Dico, non sa adesso che quartiere vivi a Roma? Ci sono. Non ho sentito nulla, scusami perché mi è andato via l'audio. Sì, ecco, allora, Stefano ti aveva fatto una domanda. Ripeti, Stefano. Sì. No, chiedevo, dico, in che quartiere vivi a Roma? Ah, in Borgata, tesoro! In Borgata? Ecco. In Borgata? Ma quale Borgata? Quale certo, in Borgata, vabbè, non è che do l'indirizzo, scusami, su questo lasciami un po' di curiosità al pubblico. Vivo in Borgata perché io, ecco, la fortuna, la gente ancora oggi mi dice, Floriana, ma tu non sei cambiata per niente, sei rimasta quella di una volta. E questo lo dico anche alle persone libero, che non... diciamo la crescita personale non è semplicemente il fatto di distinguersi dalle persone comuni, insomma, a me quello che mi piace è vivere con le persone vere, sincere, che ti salutano e queste cose, e purtroppo per i borghesi ci succedono in Borgata la gente ti riconosce, ti saluta, ti vogliono bene, ma se sei antipatico, se sei una brutta persona poi ti vinciano, come si dice. Quindi la vita del strada a me, tra virgolette, mi appartiene, nel senso bisogna saper stare al mondo. E quindi io credo che se ti comporti bene, insomma, con gli altri ti rispettano, soprattutto in Borgata, perché c'è una scuola di vita proprio così. Certo, non ti dico una zona, tempo, insomma, immagina, le Borgate di Roma non sono tantissime, eh? Dico, già a suo tempo, negli anni 70, Pasolini parlava delle Borgate romane che non erano note a nessuno, perché Roma era solo nota per le grandi cose, per la politica, per il Vaticano, perché c'è il governo. Ma guarda, no, perché... ti dico una cosa, questo va contro, io ho tanti amici anche borghesi, a me piace l'eleganza, mi piace lo stile, mi piace l'educazione soprattutto, però ti posso dire una cosa, che spesso quando tu vai nei quartieri troppo alti la gente si preoccupa troppo del suo nucleo familiare, di se stessi eccetera, non condividono troppo con tutti quanti, no? A me mi piace proprio la condivisione, per esempio questa è la sfumatura del mio carattere. Quando io ho vinto il programma Il Grande Fratello, io mi ricordo che facevo delle scene ricchissime, piene di gente, cioè mi dava a tutti quanti, perché se io dovessi avere il successo di una cosa, non mi piace viverlo da sola, che ne so, farmi il macchinone, a prendermi da un'altra nave e andarmene sulla luna. Cioè io sono da compagnia, sono da franco, è una sfumatura mia caratteriale. Se mi dovessi definire un animale, intanto sarei un cane, perché li adoro tantissimo. Ma sarei per esempio il maremmano che fa il gruppo, non il cane tipo il molosso, il pizzo, eccetera, perché è solitario, è più un cane, capito, più chiuso, eccetera. Il maremmano, se tanto da guardare, nonostante si pensa che è un cane che magari non è delusso, però fa un lavoro che si definisce con tutti i suoi compagni. Il maremmano si organizzano, capito, si fanno compagnia, dormono insieme. Io sono da gruppo, sono gruppeggio, come si dice dalle mie parti, quindi... In Borgata si gruppeggia, si scende, ci sono gli amici sottoterra, al bar, insomma, viva le Borgate romane. E poi ti voglio dire un'altra cosa, Roma, i consigli di Roma, prima una volta Roma era considerata molto più piccola, oggi l'organizzazione della città ci ha portato che Roma, praticamente i consigli di Roma arrivano oltre proprio l'immaginario. Quindi, una volta, prima volta a Roma, cioè a Vladimia, sai, Roma dopo Roma Nord era finita lì, invece adesso praticamente fa parte di Roma. Le pellicerie di Roma, allora, stiamo andando a parlare già del Viterbo, della Tina, avete capito? Quindi Roma si è urbanizzata sempre più grande, insomma, le mura romane, l'acquedotto romano per esempio arrivano pure a Tor Tre Teste, si scrivono, no? Non so se
per conoscere Roma, con chi parlo? Se parlo con Tiziano, come no? Io la conosco, ma Stefano forse un po' di più, perché Stefano ha fatto l'università lì, insomma, a Roma, vero? A Tor Vergata, sì, a Tor Vergata. No, alla Sapienza. Comunque ho vissuto, facevi ricordare. A voi che non conosco, ma un romano avrebbe detto sì, a Tor Vergata, a Tor Sapienza. Vabbè, comunque la zona è quella, sì. Sì, sicuramente. E mica l'ho capito io, comunque, che zona è. Il locale, comunque, se mi fate dire, sicuramente mi ascolteranno sia siciliani che napoletani, da Sicilia un po' più lontanuccia, ma magari a Napoli uno si mette su un treno con 40 minuti, sta a Roma con Frecciarossa. Noi siamo praticamente molto vicini alla stazione Termini, dove arriva tutto il turismo, eccetera. La zona è San Giovanni, via Germano Sommelier, che è una traversa di via Santa Croce in Gerusalemme, è una via molto nota, insomma, romana. Pure il tram. Bravo, ci passa pure il tram. Poi se ti fai la strada di via Santa Croce in Gerusalemme, ti porta a Piazza Vittorio, da Piazza Vittorio vai alla stazione Termini, quindi siamo a un passo dalla stazione, quindi se qualche napoletano che mi vuole bene e ti vuole venire a conoscere, può staccare su un treno e venire giù, anche perché poi adesso ci sono dei prezzi, addirittura si viaggia a 9 euro, insomma, magari non è da oggi a domani, però se uno si prenota un biglietto da qua a due settimane, ci sono i low cost anche con Frecciarossa, insomma, per chi non lo sa, si viaggia anche a 9 euro, quindi alla grande, non è per dire che, insomma, perché non vado a guardare, insomma, le situazioni di ognuno, perché dico, vabbè, per te è facile, devo stare su un treno 50-60 euro, non è così, grazie a Dio. Volere è potere, se una persona le vuole fare le cose in modo che trova. Certo, sicuramente, chi vuole può, sicuramente. Però io penso che purtroppo ormai tutti abbiamo gli vizi, no? C'è chi fuma, chi magari ha altri vizi, il vizio di farsi la pastiglina, o il vizio di comprarsi i telefonini cibi, no? Adesso quando fanno le borse, il vizio della cioccolata, perché sono tutti lusti e vizi, uno rinuncia magari a delle piccole cose, può fare altro, insomma, poi io auguro a ogni persona, insomma, di avere tutto ciò che merita veramente, perché se comporti bene, io penso che prima o poi le cose buone arrivano, e lo dico io, fidate, perché io sono partita veramente svantaggiata, ho sempre però il rispetto di tanti, questo sia la cosa più importante, la mia struttura, avere una buona fase di educazione, tanta voglia di imparare e di crescere, questo. Certo, sicuramente. E poi a livello di spettacoli, cioè, c'hai qualcosa in programma? Sì, certo. A livello di spettacoli io, per chi non lo sa, sono diventata una modesta presentatrice ormai da 15 anni, insomma, sia nel periodo estivo che anche nel periodo invernale, presento session con cabaretti, con Rado Caffè o altri eventi di moda, o organizzo praticamente eventi dall'inizio fino alla fine, cioè praticamente tutti quanti, per esempio, ti piace cantare, no? Per esempio a Napoli a tutti ti piace cantare. Noi organizziamo uno spettacolo che si chiama Scena per una notte, dove non c'è il karaoke, non lo c'è dietro, ma le persone che vogliono cantare hanno l'opportunità di esibirsi proprio con una band e vivere il sogno, insomma, della pop star, no? Quindi facciamo delle cose molto particolari, diverse, un po' svariegate, insomma. Poi ci sono questi spettacoli itineranti, cioè viaggiamo in tutta Italia, è a seconda della richiesta, cioè a me come mezz'ora non c'è tanto, ok, vabbè, poi magari ci fai sapere, ci fai sapere poi magari quando sei qui magari nei dintorni di Napoli, in modo, insomma, che... I dintorni di Napoli sono stato da pochissimo tempo fa a Cancello di Arzone, ho presentato il Remember Festival Bar, il Drink Cola Festival Bar, e tantissime persone sono venute a vederci, insomma c'era una marea di cantanti, io sempre in veste di presentatrice ho presentato, quindi presento anche dei concorsi canori, ho condotto 2-3 programmi televisivi su Gold TV, su Sky, lavoro tutti i lunedì per esempio al programma di Michele Cucuzza, Telenorma, che è un programma molto visto, è un canale televisivo che quasi funziona più di canale 5 e 5 e Sud, soprattutto nella Puglia parlo però, e Telenorma insomma è molto vista, e quindi io tutti i lunedì sono dalle 3:30 sono lì, quindi io mi diverto, mi diletto a fare tante cose, e c'è una cosa insomma importante da dire, faccio la mamma a tempo pieno, quindi io sto ripercorrendo la prima media quest'anno, faccio la prima media perché mi alzo tutte le mattine per portare mia figlia a scuola, quindi è come se la facessi anch'io, lo aiuto a fare i compiti, nonostante insomma sai questo cambiamento ha portato il mio figlio un cambiamento anche psicologico, insomma sai c'è un chi ha i figli mi capisce, insomma, il cambiamento dall'elementare alle medie, c'è un carico dei compiti, le situazioni sono abbastanza in stress, soprattutto perché sto ripassando le equazioni.
sto ripassando la storia dell'impero romano, è una grande opportunità per dare una spolverata, insomma, alla cultura che non fa mai male, eh? Eh certo, sicuramente. Ecco, si è tolta una bella ventina d'anni piuttosto, tornando in prima media. Ripetimi quello che ha detto, scusa, perché io non l'ho capito. Ha detto, insomma, ti sei tolta una bella ventina d'anni addosso, tornando in prima media. Ah, certo, però mi dice pure, scusami caro, che mi sento male, mi dice pure che però ho perso anche 10 anni della mia vita, perché mi alzo tutte le mattine presto e poi la sera stando nelle mie attività, in tante cose che faccio, dormo veramente pochissimo. Voglio ricordare poi al pubblico che sto diventando una gallina vecchia anch'io, perché sono passati, nonostante la gente pensa che fu come ieri che sono uscita dalla casa, ma era nel lontano 2003, io oggi ho 41 anni, ne avevo 24 quando ho vinto Grande Fratello, quindi pensate quanti anni sono passati, insomma, quindi qualche anno in più ce l'ho anch'io, spero di essere migliorata, insomma, tante cose, ma di non essere stravolta, ecco, a livello personale, perché rimango sempre la Floriana, conosco la Caciarona, insomma, e come perdo, non mi faccio passare avanti neanche da molto, insomma, ecco. Va bene, dai. E qua facendo, ragazzi, io ho detto quello che devo dire. No, ti sento un po' male. Ripeti un po'. Ecco. Ripeti. No, sto dicendo, spero di essere stato esauriente. Certo, come no. Ci hai raccontato proprio tutto, insomma. Ci rimane che rinnovarvi il mio appuntamento dell'invito, soprattutto per chi vuole venire al Professionist. In occasione sto aprendo oltre al Salone di Bellezza di Nauro, in meno di 10 giorni avrò anche il ristorante e il pub vicino. Abbiamo queste tre attività tutte su marciapiede, quindi non è difficile trovarci vicino alla stazione Termini. Raggiungetemi e divertiamoci, ne passeremo delle ore liete, perché io quando generoso offro tutto a tutti, cioè, la manica larga, come si dice a Roma. Quindi ho un buffet fatto con una cucina gourmet, insomma, non so cosa succede, c'è dei frutti di pesce, prosecco, insomma, per chi vuole venire. Marcia mia, fatti capanna, insomma, oltre che fare praticamente un evento, un spettacolo, dove presento tutti i servizi, poi mangiamo, c'è della buona musica, insomma, ecco qua. Ci saranno anche degli ospiti, insomma, d'onore, qualche pippuccio ce l'ho messo dentro al piattino, dentro la torta. Quindi una bella festa, dai. Visto? A chi sono antipatica io magari si rifà gli occhi con qualche altro personaggio, va bene? No? Diciamo che hai organizzato una bella festa, dai. Sì, ce l'ho messa tutta per far star bene le persone, questo è il mio scopo, è la mia mission, e spero che, insomma, poi ne parleremo il giorno dopo ancora, e vi racconterò com'è andata, spero che andrà bene. Certo, siccome noi te le auguriamo, ti auguriamo tante belle cose, e ti ringraziamo. Allora, faccio in mezzo a tutta Napoli, a tutta la Sicilia, allora, e tutta l'Italia, via, se qualcun altro ti ascolta, eh? Certo, sicuramente, questa è, diciamo, tutto il mondo, perché questa è una radio web, si ascolta in tutto il mondo, quindi. Allora, un saluto speciale a tutti i ragazzi che sono all'estero, diciamo all'estero, considerato che sono dall'Italia, perché anch'io, quando ero più giovane, sono stata a vivere fuori per cercare la fortuna, ancora prima di fare il Grande Fratello, ero quasi minorenne, insomma. Quindi mando un bacio e un abbraccio fortissimo a tutti i ragazzi che stanno cercando di garantirsi un futuro, purtroppo allontanandosi dalle origini da casa. Va bene? Va bene, noi ti ringraziamo e ti aspettiamo sicuramente per altre volte, magari su questo canale. Sì. Intanto noi mandiamo una canzone e lui è Fausto Leali. Si intitola Io amo. Buon ascolto a tutti. Ciao a tutti. Un ma dove va a finire il cielo? Magari dove dormi tu? E respirare sul tuo seno? Amo,
Bene, allora noi salutiamo tutti, perché anche questa trasmissione è giunta al termine. Ciao a tutti, grazie a tutti coloro che ci hanno seguito fino a questo punto. Ciao ciao da Nico Caputo da Napoli e da Stefano Monteforte della Sicilia. Speriamo di avervi allietato questo pomeriggio. Restate sintonizzati su Radio Free Station, la radio degli italiani nel mondo. A presto, amici. E restate sintonizzati, ci saranno tanti altri bei programmi che seguiranno dopo questo. Ciao ciao, un saluto a tutti coloro che ci hanno ascoltato e soprattutto a Mirtilla. Ciao Mirtilla, grazie. Ciao ciao a tutti. Ciao Stefano. Diretta a Mirtilla. Ciao Nico. Rubiamo tutto il